Caro Monsignor Fiorenzo Facchini, non ci faremo certamente fermare da difficoltà tecniche. Le abbiamo riparate e adesso ricominciamo ostinati, perché questo riconoscimento è davvero sentito non solo da parte mia, del Consiglio Comunale, ma da tutta la città. È un riconoscimento a una vita di studi nel campo dell'antropologia in particolare, ed è un riconoscimento alle opere che lei ha fatto in tutti questi anni. Si dice che non contano gli anni ma le opere, e credo che lei abbia dimostrato abbondantemente che con la sua vita ha contribuito molto al senso civico, all'impegno di solidarietà e di carità che accomuna larga parte dei nostri cittadini, e di questo ci tenevo a ringraziarla. L'assessore Leggeri leggerà la motivazione ufficiale, che spiegherà molto meglio i motivi che sono stati riassunti nell'atto di designazione del Nettuno d'Oro, ma credo che per tutte le persone che ci ascoltano siano evidenti questi motivi e ci sia soprattutto la necessità di darle questo riconoscimento a titolo di ringraziamento per quanto ha fatto per gli altri, per i cittadini della nostra città e non solo, in tutti questi anni. Quindi grazie davvero per quanto ha fatto. È un riconoscimento importante questo del Nettuno d'Oro, che le assegnerò volentieri appena Leggeri avrà letto le motivazioni. Ma prima credo che sia importante chiedere al nostro cardinale se vuole portare il suo saluto. Più che soprattutto un saluto, è un ringraziamento al sindaco per questa scelta, che ovviamente premia Monsignor Facchini, e a cui facciamo anche gli auguri perché oggi è anche il suo 91esimo compleanno, un pezzo da 90+1, e anche una grande attenzione del sindaco. Io voglio rivelare un piccolo segreto, che 3 anni e mezzo fa propose al Cardinal Caffarra di ricevere l'archiginnasio. Poi il cardinale, ed era anche lui nel suo stile, non disse, preferiva di no, e quindi grazie dell'attenzione sempre. Don Fiorenzo, direi che è stato uno dei primi sacerdoti che ho incontrato, mi ha portato a, penso ne parlerà sicuramente, della Aldina, che è un personaggio importantissimo nella storia dell'assistenza recente degli ultimi decenni qui a Bologna, soprattutto per la disabilità. E lui unisce due cose: una cultura e una storia accademica di prim'ordine e tanta vicinanza ai più deboli. Da qui vedevo l'immagine di Marella, è una tradizione anche della Chiesa di Bologna, penso a Serra Zanetti, un altro accademico che aveva un'attenzione verso tutti gli ultimi della città, e di questo lo ringrazio perché ci ha aiutato e continua ad aiutarci a crescere nella cultura, negli strumenti di comprensione del mondo, essendo poi un antropologo, provare a capire qualche cosa di quella complicatissima tipologia che sono gli uomini e le donne. E poi tanta attenzione alle persone che spesso non hanno vicinanza, non hanno sostegno, non hanno difesa. Quindi grazie, e come si dice in linguaggio ecclesiastico, ad multos, e grazie al sindaco per questo riconoscimento. Grazie. Grazie cardinale. Assessora Virginia Geri legge la motivazione ufficiale del Nettuno d'Oro a Monsignor Facchini. Grazie. Fiorenzo Facchini, nato il 9 novembre 1929 a Porretta Terme, Bologna, laureato in scienze naturali presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ha ricoperto successivamente gli incarichi di assistente volontario, straordinario e ordinario presso l'Istituto di Antropologia dello stesso Ateneo.
Conseguita la libera docenza in antropologia nel 68, è stato professore di biometrica e antropometrica dal 1969 al 71 e di antropologia dal 1971 al 75 nell'Università di Bologna. Ha ricoperto la cattedra di antropologia per 29 anni, dal 1976 al 2005, all'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Dal 1971 al 94 è stato direttore dell'Istituto di Antropologia e successivamente è stato referente dell'area di antropologia nel Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale. Per vari anni docente di antropologia culturale nel corso di diploma in servizio sociale e nel corso di laurea in servizio sociale e docente di normativa etica e deontologia professionale nella scuola universitaria per dirigenti infermieristici dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dal 2003 al 2006 docente di socioantropologia nella Facoltà di Scienze della Formazione presso l'Università di Bolzano-Bressanone. Docente di paleontologia umana nella scuola di specializzazione in archeologia dal 1985 al 2006. Dal 1971 al 2003, responsabile del Museo di Antropologia di cui ha curato la ristrutturazione nel 1991. Promotore e presidente dell'Istituto Petroniano Studi Sociali Emilia Romagna dal 1973. Coordinatore dei corsi di dottorato in scienze antropologiche con sede amministrativa a Bologna, sedi consorziate Bologna, Ferrara e Parma, dal quarto ciclo fino al diciassettesimo ciclo 2004-2005. Con il novembre 2005 ha cessato questo servizio. Professore emerito di antropologia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna nel 2007. E sacerdote della diocesi di Bologna, dove ha ricoperto vari incarichi ed è stato per molti anni vicario episcopale per la cultura, la scuola e l'università, protonotario apostolico nel 2005. Attualmente presidente della fondazione IPSER, coordinatore di settore dell'Istituto Veritatis Splendor e consulente ecclesiastico dell'Associazione Medici Cattolici e dell'AIDU, Associazione Italiana Docenti Universitari di Bologna, e socio di numerose società scientifiche nazionali e internazionali, tra cui la Société Scientifique de Bruxelles, l'Istituto Colombiano di Antropologia, l'Associazione Antropologica Italiana, la European, scusate il mio inglese non è ottimo, Anthropological Association, l'American Association for Advancement of Science di New York, l'Academy of Science and International Association of Human Biologics, sono tutte università americane. È stato presidente dell'Associazione Antropologica Italiana e membro del consiglio direttivo dell'Istituto Italiano di Antropologia, socio ad honorem della Società Italiana d'Antropologia ed Etnologia, socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Bologna dal 1986 ed effettivo dal 2001, membro onorario della Società Croata di Antropologia 2000, dottore ad honorem dell'Institute of History and Ethnology of the Academies of Science of Kazakhstan 1996, membro effettivo dell'Accademia delle Scienze Naturali del Kazakistan, medaglia d'oro al Farabi della stessa Accademia, professore onorario della Kainer University di Alma-Ata 1999, membro del Comitato Internazionale del Museo di Antropologia Preistorica del Principato di Monaco, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Internazionale Nova Spes, membro del Concilio Permanente per l'Italia dell'Istituto Internazionale per gli Studi dell'Uomo, Premio Lunigiana per l'Editoria Scientifica 1999, Premio Internazionale Fabio Frassetto per l'Antropologia Fisica per il 2002, assegnato dall'Accademia dei Lincei, Premio Sefir 2008, area di ricerca, scienza e fede. Il suo impegno scientifico si è unito ad un forte impegno culturale e umanitario, che lo ha portato a costruire forme di accoglienza e di solidarietà innovative nel welfare cittadino,
a favore di persone con disabilità attraverso la sua attività a Casa Santa Chiara insieme ad Aldina Balboni. È stato fra i fondatori di Insieme per Cristina Onlus, a partire dalla vicenda di Cristina Magrini, realtà che si occupa dei diritti delle persone in stato vegetativo e delle famiglie che se ne prendono cura. Continua e determinata la sua attenzione ai temi cruciali dell'esistenza e dell'educazione dei giovani, ha mostrato sempre attenzione alle persone più deboli che necessitano d'aiuto. Il sindaco e l'amministrazione comunale, riconoscendo sia l'alto valore scientifico della sua opera quale antropologo, sia l'alto valore della sua opera umanitaria per la città di Bologna, decide di conferire il Nettuno d'oro. Bravo. Questa circostanza non è la cosa più semplice, prendere la parola e ringraziare signor sindaco, eminenza, amici presenti, in particolare ricordo la dottoressa Landuzzi, il dottor Poggi, il professor Galassi, che sono stati ammessi a questa, a questo conferimento di premio. Il professor Galassi rappresenta Casa Santa Chiara, la Carla Landuzzi l'Ipser, il dottor Poggi l'associazione Insieme per Cristina, che sono stati un pochino nei miei orizzonti di vita e di impegno per tanti anni, e quindi ho piacere che siano stati ammessi a questo, a questo momento, a questo riconoscimento. Il premio che mi viene conferito, la sede, il Comune di Bologna, l'autorità che me lo consegna, il sindaco della città, sono espressioni del mondo civile, di cui faccio parte, non di quello ecclesiale, in cui ho sempre operato per scelta vocazionale e per dono di Dio nella chiesa bolognese. Ha ricordato anche Sua Eminenza prima, questo non è un aspetto, questa fa parte della struttura, vorrei dire, della mia persona, appartenenza appunto al sacerdozio. È per questo motivo che il mio pensiero in questa circostanza si porta su quelle attività e quegli impegni che più direttamente hanno interessato la città terrena, attività da me svolte e vissute nella fede cristiana, non estranee alla mia scelta sacerdotale, ma svolte in ambiti distinti. La parte accademica è stata ampiamente ricordata nella relazione che abbiamo sentito, e quindi non eviterò di trattenermi su quella. In modo discreto ma vero, il sindaco, nell'annunciare questo riconoscimento, almeno per quello che ho visto sulla stampa, no, ha menzionato, accanto allo studio e alla docenza, il sacerdozio, che è rimasta la scelta di fondo della mia vita. L'interesse per le scienze naturali, in cui mi sono laureato nel lontano 1958, mi indirizzò verso l'antropologia, settore nel quale mi sono specializzato e ho operato per tanti anni, oltre mezzo secolo, nella ricerca e nell'insegnamento universitario,
con uno spettro di interessi piuttosto ampio, dall'accrescimento umano, che fu la mia tesi sull'accrescimento umano nell'adolescenza, ai polimorfismi genetici, dall'adattamento alle alte quote in Asia centrale, in Kazakistan e in Kirghizistan, a reperti del Neolitico, alle antiche popolazioni del nostro territorio, Villaonviani ed Etruschi in particolare, e al grande tema dell'evoluzione umana anche nei rapporti con la visione cristiana. Questi interessi di carattere scientifico non mi hanno impedito di allargare lo sguardo al campo sociale, a partire dalla formazione degli assistenti sociali, attraverso l'IPSER, Istituto Petroniano di Studi Sociali Emilia Romagna, che seguo dalla sua costituzione nel lontano 1973. L'Istituto ha operato per molti anni in convenzione con l'Università di Bologna, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Sociologia, di cui desidero ricordare alcuni docenti: Achille Ardigò, Augusto Balloni, Paolo Guidicini, Ivo Colossi, Carla Landuzzi, Pierpaolo Donati, Costantino Cipolla. Dal 1973 al 1989 sono stati 270 gli assistenti sociali diplomati con l'IPSER, e anche qui ce n'è una del comune, vero? Con la cessazione della scuola per assistenti sociali, l'IPSER, trasformatosi qualche anno fa in fondazione, ha continuato a operare nella ricerca sociale e nella formazione e aggiornamento delle professioni che operano in campo sociosanitario, d'intesa con l'Ordine degli Assistenti Sociali e con l'ASL del territorio. Ma una grande possibilità di conoscere la realtà sociale in un contatto diretto, come quello assistenziale, l'ho avuta con Aldina Balboni e Casa Santa Chiara, che conobbi casualmente alla fine degli anni Sessanta. Aldina richiamò la mia attenzione sulla situazione delle adolescenti dimesse dagli istituti assistenziali. Con il processo della deistituzionalizzazione avviato all'inizio degli anni Settanta, si andavano chiudendo gli istituti assistenziali, ma senza alternative per le persone accolte. Aldina Balboni, che già aveva formato una comunità per giovani lavoratrici in via Pescherie Vecchie, rivolse il suo impegno a questi nuovi bisogni e mi coinvolse, avviando quella esperienza singolare di impegno per le persone con disabilità che è stata ed è Casa Santa Chiara. Forse fu questa mia esperienza, qui è un po' una confidenza che faccio, questa mia esperienza diretta che indusse il cardinale Antonio Poma e il vescovo ausiliare Monsignor Marco Cè ad affidarmi nel 1974 il nuovo settore pastorale della carità e dell'assistenza, trasformatosi poi in Caritas diocesana nel 1976. Un campo in cui si intrecciavano rapporti anche con la società civile, la regione, il comune, a seguito del decentramento regionale con la legge 616. Erano gli anni in cui, con la cessazione degli istituti e di una miriade di enti assistenziali, si rendevano necessarie nuove forme di assistenza. In quegli anni si andavano formando, non senza problemi e dibattiti, le normative nazionali e regionali per l'assistenza sociale, sfociate nella legge quadro 328 del 2000 e nella legge regionale dell'Emilia-Romagna per l'assistenza sociale del 2003. Molto vivo e dibattuto in quel tempo era il tema del pluralismo nell'attuazione delle riforme in campo sanitario e sociale,
perché c'era chi lo intendeva solo in senso sociale o di supplenza e non come pluralismo delle libere istituzioni operanti nel sociale, come poi è stato riconosciuto nelle successive riforme. E nel nostro piccolo, l'Ipser e Casa Santa Chiara hanno sempre sostenuto e messo in pratica il pluralismo istituzionale in campo sociale e assistenziale. In questo contesto mi piace ricordare anche alcuni amici che sono stati seduti su questi banchi del Consiglio Comunale e condividevano la stessa linea di pensiero. Ricordo Antonio Rubbi, che non è più fra noi, Paolo Mengoli, Paolo Giuliani. In quegli anni si affacciavano dunque per le persone con disabilità le richieste per nuovi bisogni, casa, lavoro, tempo libero, ai quali Aldina e Casa Santa Chiara cercavano di rispondere con attività diurne, i centri, con i gruppi famiglia a carattere residenziale, con il centro per il tempo libero Il Ponte. E nel frattempo si realizzava nel corso di 3 estati anche la costruzione della nuova casa di vacanza sotto Castello di Cadore. In seguito, una decina di anni fa, ho avuto modo di conoscere persone in stato vegetativo, come Cristina Magrini e Barbara Ferrari, entrambe chiamate a Migliorvita, e con alcuni amici, in particolare Francesca Golfarelli e Gianluigi Poggi, che è presente qui, si promosse l'associazione Insieme per Cristina. Eravamo e siamo convinti che anche le persone in stato vegetativo o di minima coscienza, come è meglio dire, sono una ricchezza perché provocano la società civile al rispetto e alla solidarietà verso le persone in qualunque situazione si trovino, anche di estrema fragilità. La vicinanza e l'impegno per loro e le loro famiglie sono veri indicatori del grado di civiltà di una nazione. Tutti questi impegni nell'ambito sociale e assistenziale non li ho vissuti in modo giustapposto o parallelo alla mia scelta di fondo, che è sempre rimasta il sacerdozio. Essi hanno arricchito di umanità i diversi ministeri che gli arcivescovi, nella loro fiducia, mi hanno assegnato nel mio lungo ministero, dall'Azione Cattolica alla Caritas, all'evangelizzazione nel campo della cultura e dell'università. Questi impegni nel sociale sono stati una delle 3 facce della piramide della mia vita. Le altre 2 sono il ministero sacerdotale e il campo culturale. Mi piace questa immagine, questa metafora della piramide. Ho cercato di vivere i diversi impegni nella società civile e nella Chiesa in quella unità di valori e di ideali che vengono dal Signore Gesù Cristo, traendo dalle diverse esperienze ciò che può arricchire le persone, la società e la comunità cristiana. Di tutto ciò sono molto grato a Dio, alla Chiesa, ai Vescovi che mi hanno dato fiducia. Ma in questo momento desidero esprimere un vivissimo ringraziamento a lei, signor Sindaco, alla Giunta e a tutta la città di Bologna per il grande onore fattomi con l'attribuzione del Nettuno d'Oro. E per concludere vorrei dedicare il premio che mi viene conferito alle persone con le quali si è lavorato insieme nell'università, nella diocesi, in Casa Santa Chiara, e alle persone che il Signore mi ha fatto incontrare nella vita sacerdotale, le mie pecorelle, come qualcuno amorevolmente dice, perché da tutti e da ciascuno ho ricevuto qualcosa. Grazie della vostra attenzione. Grazie a tutti i partecipanti e grazie ancora. Saluto tutti quelli che ci hanno seguito in diretta e avremo altre occasioni per fare in presenza. Grazie ancora a tutti.